Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet. Sinking feeling, hide and seek. Bentrovati a tutti, un'altra puntata di Non di Solo Pane. Siamo nei primi passi di questo cammino della Quaresima. Questa domenica è la prima domenica di Quaresima e ci aiutano, come sempre, Don Angelo con una riflessione, ma abbiamo chiesto anche a Don Giorgio Borroni, nostro amico, ma anche soprattutto direttore della Caritas diocesana di Novara, di offrirci qualche riflessione, ma soprattutto di informarci che cosa si sta facendo e cosa può fare ognuno di noi per vivere questa Quaresima. Allora lascerei subito la parola a Don Giorgio Borroni, direttore della Caritas Novara. La Quaresima di Fraternità di quest'anno 2021, pensata dall'Ufficio Missionario e dalla Caritas Diocesana, prende spunto da una campagna partita nel luglio scorso e promossa da Caritas Italiana e da Foxiv. Questa campagna si intitola «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». È una campagna, dicevo, partita nel luglio del 2020, in piena pandemia, che vuole mettere l'accento sulle disuguaglianze, sui divari che si stanno sempre più creando in questo contesto, appunto, di coronavirus, di pandemia. E la campagna cerca di sensibilizzarci soprattutto su 6 grandi tematiche: il tema del cibo, della promozione della donna, dell'educazione, il tema dei migranti, del lavoro e della salute della famiglia, quindi 6 grandi aree. Noi le vogliamo snocciolare un po' durante tutta questa Quaresima, ecco perché abbiamo pensato appunto di preparare, di presentare del materiale, sono dei video, sono dei testi, sono degli approfondimenti che mettiamo a disposizione di tutte le comunità, di tutte le nostre parrocchie, di tutti i nostri fedeli, per approfondire queste 6 grandi tematiche e per sensibilizzarci su questi grandi temi. Ecco, tutto questo lo potete trovare su un sito che abbiamo appositamente creato per presentare questo materiale, perché è un sito internet, perché in questo momento facciamo fatica a fare incontri, a ritrovarci, a condividere dei pensieri in presenza, e allora lo strumento più efficace ci sembrava proprio un sito nel quale uno può navigare, può trovare questo materiale e soprattutto può condividerlo attraverso social media, attraverso gruppi WhatsApp, come lo ritiene più opportuno. Ecco, il video sul quale potete trovare tutto il nostro materiale è quaresima.caritasdiocesidinovara.it. Ecco, uno strumento, dicevo, a disposizione delle nostre comunità per sensibilizzarci e per appassionarci sempre di più a questi argomenti, perché non escludono nessuno e perché, come ci ha ricordato la pandemia, nella quale tutti davvero siamo e ci sentiamo su questa barca, non lasci indietro nessuno, e quindi la sensibilizzazione è il modo migliore per prendere coscienza di un divario e soprattutto per stringere, per chiudere, per colmare quelle divergenze, quei appunto divari che rischiano di crearsi sempre di più nella nostra società e, ahimè, anche nella nostra Chiesa. Ecco, grazie a Don Giorgio che ci ha fatto subito il quadro, ci ha indicato anche il sito della Quaresima, Caritas Diocesi di Novara, dove andare a recuperare materiale, vedere dei video, avere la possibilità di informarsi, di formarsi e di convertirci in questo tempo di Quaresima. Lo ascolteremo ancora tra poco, Don Giorgio, ma intanto diamo la parola, come sempre, al nostro Don Angelo. Caro Don Renato, cari amici di Non di Solo Pane, ben ritrovati.
avevo nostalgia del lungolago di Suna, dove tante volte abbiamo fatto le nostre puntate, Renato, e siamo entrati nella casa delle amiche e degli amici che ci seguono con affetto. Allora sono ritornato qui in questa prima domenica di Quaresima. Sarà che per la mia comunità abbiamo scelto come tema Assetti di te, Signore, l'anima mia, quindi l'acqua come riferimento che disseta, che rigenera, che dà a tutti noi quella vita di cui abbiamo eternamente e quotidianamente bisogno. Inizia il tempo di Quaresima, un tempo nel quale dobbiamo entrare in una dinamica bella e profonda che la liturgia ci offre, di incontro con il Signore, di conversione della nostra vita, di perdono dei nostri errori, di capacità di perdonare chi ci ha fatto del male. Tanti percorsi interiori e comunitari che ci possono aiutare a crescere in questo tempo così straordinariamente bello. 40 giorni che avranno il digiuno, la capacità della carità, la capacità di pregare come riferimento. Tutte cose che possiamo commentare in vario modo, ma che ci indicano anche che dobbiamo essere solidali a condividere i beni della terra, a spezzare il pane con chi non ne ha, perché il pane condiviso è più buono. Dobbiamo essere capaci di pregare, facendo sì che la preghiera non sia solo egoistica nel chiedere ciò di cui abbiamo bisogno noi, ma di aprirci all'amore di Dio che ci suggerisca in che modo pregare per ciascuno e per l'umanità intera. E poi la capacità altrettanto di essere disponibili all'amore per gli altri, nella carità, nella condivisione, nella solidarietà, in quell'amore per il prossimo che il Vangelo ci ha insegnato e che Gesù ha sempre testimoniato nella sua vita. Amatevi come io vi ho amato. A combattere contro di noi ci sarà sempre il demonio, le forze del male, il male che agisce nel cuore di ogni persona, e nella libertà ciascuno di noi è chiamato a accoglierlo o speriamo a respingerlo, e per respingerlo ci serve sempre la presenza del Signore, che è l'unico che sconfigge il male. Allora ci prepariamo a vivere questo bel tempo di Quaresima, questi 40 giorni, sperando anche che la situazione sanitaria intorno a noi possa andare migliorando e che le persone siano responsabili del loro comportamento, perché la vita nostra e quella degli altri è un dono preziosissimo. Caro Don Renato, auguro anche a te e alla tua comunità un buon cammino di Quaresima, a tutte le amiche e gli amici che ci seguono, che questo periodo e questi 40 giorni possono essere davvero proficui, come lo sono stati per il Signore, a partire dalla lotta contro ciò che ci tenta a seguire il male. Un abbraccio e buon cammino di Quaresima. E grazie ancora a Don Angelo. Andiamo, come vi dicevo, ancora ad ascoltare Don Giorgio, perché ci proporrà un gesto concreto, un'axio emblematica, una solidarietà concreto verso situazioni di persone concrete in carne ed ossa che stanno vivendo questi giorni, in queste ore, delle sofferenze che sembrano inimmaginabili nel 2021. Allora ancora ascoltiamo Don Giorgio della Caritas. In questa Quaresima di Carità abbiamo pensato appunto a un'azione emblematica, a un gesto di carità, e quindi proponiamo a tutte le nostre comunità di mettere lo sguardo e l'attenzione, il cuore, le mani, su un tema che veramente è quanto mai attuale, quello dei migranti sulla rotta balcanica. Avete seguito tutti attraverso i media quello che è avvenuto proprio nei giorni appena dopo Natale, e cioè questa distruzione di un campo profughi, e quindi di conseguenza tutti questi profughi sono stati spostati in un altro campo profughi a Lipa, ma ahimè c'è un grosso assembramento e sappiamo benissimo che nella situazione di pandemia tutto questo diventa ancora più rischioso. Ma poi non ci sono spazi, non ci sono posti, e soprattutto queste persone vivono davvero in situazioni disumane, dove la dignità umana scompare, viene calpestata. E allora la nostra idea è proprio quella di non guardare da un'altra parte, di non voltarci, di non far finta di nulla. Siamo stati sollecitati da più parte per far qualcosa. Che cosa facciamo per questi profughi della rotta balcanica? E allora ci siamo appoggiati a Caritas Ambrosiana. Sul nostro sito troverete anche alcuni video che ritraggono un po' le immagini di questa situazione, e anche e soprattutto una chiacchierata che io faccio
con Sergio Malacrida di Emergenze di Caritas Ambrosiana che ci spiega concretamente che cosa possiamo fare. Un refettorio, le abbiamo viste queste persone che mangiano all'esterno in questo freddo inverno, e quindi un refettorio caldo dove possono consumare un pasto, dei progetti di sviluppo sulla donna, dei progetti di educazione, dei social caffè, delle realtà che davvero aiutino queste persone e gli ridiano dignità. Ecco, quindi con Caritas Ambrosiana pensiamo di promuovere tutti questi progetti, sempre sul sito che vi dicevo prima, quaresima.caritasdiocesinovara.it. Potete trovare anche tutte le modalità di donazione, un modo davvero di dare corpo alla nostra carità, un modo per essere vicini a queste persone, un modo, ve lo ripeto ancora, per non guardarci altrove, per dire i problemi sono solo a casa nostra. È vero, abbiamo tanti problemi, è vero, dobbiamo curare le tante ferite di tutti noi, della nostra gente, delle nostre famiglie, ma dobbiamo essere molto sensibili anche a quello che sta succedendo, guardate, a pochissime centinaia di chilometri da noi. Non possiamo, nella Europa cristiana, non puntare i riflettori su questo dramma che sta veramente colpendo centinaia e centinaia di persone. Ecco, dateci una mano ad aiutare, attraverso Caritas Ambrosiana potremo alleviare la sofferenza di tante persone. Ecco, grazie a Don Giorgio, direttore della Caritas, grazie a Don Angelo. Credo che abbiamo avuto vari stimoli per vivere questa Quaresima. Ci ritorneremo su anche nelle prossime puntate. Ho qui davanti a me qualche riflessione che ha fatto Papa Francesco proprio il mercoledì delle Ceneri, dove diceva che la Quaresima non è una raccolta di fioretti. È discernere dove è orientato il cuore. Il rischio è che questo cammino venga ostacolato, dice Papa Francesco, dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell'apparire, dal lamento vittimista che paralizza. Come fu per il popolo di Israele quando lasciò l'Egitto, è stato più difficile lasciare l'Egitto del cuore del popolo di Dio. Quell'Egitto che portavano sempre dentro, che lasciare la terra d'Egitto, afferma Francesco. La Quaresima è dunque un esodo dalla schiavitù alla libertà. E nel salutarci ricordo anche che il nostro vescovo Franco Giulio Brambilla, come aveva già fatto in Avvento e in altre occasioni, riprende per il tempo della Quaresima dei momenti serali di preghiera, di riflessione, il martedì e il venerdì sera alle 19 sul canale YouTube di Passio Novara, praticare e raccontare i santi segni in diretta alle 19, martedì e venerdì. Noi su VCO Azzurra TV trasmetteremo questo incontro in differita il martedì e il venerdì alle ore 20:30. A tutti una buona Quaresima e ci vediamo come sempre la settimana prossima. Is good.